Neskens ha servito Gels, è suo il traversone, il colpo di testa di Schmuda. Riprende però Tissens. L'azione prosegue dalla parte opposta. È in azione. Molto bello di Surbir. Tiro di Surbir deviato da Tomaszewski in calcio d'angolo. Primo calcio d'angolo della partita in favore dell'Olanda. Lo calcia Neskens, colpisce Kadoka, ancora Neskens, cerca lo spazio per il cross, non è calcio d'angolo come pensava Neskens, che Kadoka, deviazione di Tissens, il lancio per Neskens, un passaggio indietro, Gels ha servito in profondità, Neskens ha saltato bene, Schmuda, poi tira errori, l'intervento di Van Kraai. Molto bello il tiro di Neskens. Lo stop di Kadoka sul passaggio del portiere, servizio per Deina. Dopo il colpo di testa di Gael, Neskens indietro verso Surbir. Surbir, servito bene il cross di Surbir. Gol di Neskens. Neskens con un bel tuffo ha portato in vantaggio la Polonia. Rivediamo l'azione, il cross di Surbir, il bel colpo di testa di Neskens con palla proprio all'angolo che ha smarcato molto bene Surbir. Lato. La finta fa partire Maschik, in difficoltà alza a parabola, mancano la palla Krajic e Jarmak di Gels. Neskens, lanciato molto bene da Gels, è stato anticipato da Tomaszewski, Krajic poi. Neskens, Van Kraai, Neskens, Kadoka, Neskens, Tissens, ha mancato l'uscita il portiere ed è stato Kroll ad evitare la conclusione di Van de Kerkhove, il lungo cross. Colpo di testa di Neskens, 0, sempre per l'Olanda, 31esimo, calcio d'angolo di Van de Kerkhove, colpo di testa di Neskens, ribattuto da Maschik, Kadoka, mandato in fallo laterale per questa rimessa in gioco di Krajic, colpo di testa di Neskens, questi è Tissens, Neskens, il cross... Diversi errori e l'attacco diverse che merita il suo bel primo piano dopo la parata su Jarmak. Aria, ma riprende ancora Maschik, Deina. È corto il suo lancio in avanti e allora Kroll mette in azione Surbir, si sta ripetendo un po' l'azione del gol. Surbir lancia in aria Neskens, anticipato molto bene. L'anticipo dalla parte opposta e poi evita anche il fallo, ma fa partire un traversone sul quale stava per intervenire Cruyff. Ancora in area, avrebbe potuto trattenere. Cambio di... conquista ancora la palla Cruyff, gliel'ha offerta Janssen. Servizio per Neskens, molto bello per un gioco maggiormente preciso. O perlomeno un gioco che ha commesso meno errori di quanti non ne hanno commessi i polacchi. Specialmente numerosi palloni preziosi ai centrocampisti avversari. Anche gli olandesi hanno sbagliato per la verità, ma perlomeno è ragionamento degli avversari. Ecco Neskens lanciato sulla destra, è l'autore del gol che si era liberato di Wawrowski, che lo ha atterrato e va a chiedergli scusa. Calcio di punizione in favore
degli olandesi al primo minuto del secondo tempo. Tiro di Neeskens e raddoppio di Gelt, ancora di testa il raddoppio di Gelt al primo minuto della ripresa. Ecco, rivediamo, Gelt di testa, raddoppio allo stesso anno di Amsterdam. È per i giocatori olandesi che vengono chiamati ad... Bello il suo scatto, bello l'appoggio per Neeskens, che viene caricato e messo a terra senza complimenti da Pusalski. Calcio d'angolo di Van de Kerkhove, Sulalin. Una serie. Deina. Servizio che termina addirittura in fallo laterale dalla parte opposta. Riconquista la palla Sarmak, ma alle spalle di tutti arriva Kraich. Cross di Wawrowski, colpo di testa di Kroll, infallibile in area, che libera, riprende però Deina da lontano. Neeskens controlla un difficile pallone, poi al momento dello scatto è messo a terra da Pusalski. Calcio di punizione in favore della squadra olandese. Interviene l'arbitro, ecco Neeskens, ancora Cruyff, gli ha deposto letteralmente la palla davanti Cruyff. Neeskens, Tissens, e sono tre. Bellissima l'azione, Cruyff, Neeskens, bel colpo di testa di Neeskens che libera Tissens, e il tiro nelle partite dirette vale soltanto alla fine in caso di parità nel girone. E l'Olanda Neeskens, Kroll, Neeskens, Neeskens, Tissens, fallo su Tissens, ma il vantaggio perché la palla è rimasta a Neeskens. Cruyff, apertura dalla parte opposta per Surbir. Cruyff che tenta il gol, è riuscito con disinvoltura a fermare il pallonetto di Cruyff. Sul lancio di Kroll la palla era diretta a Neeskens, riprende Cruyff, Cruyff, Gelt, Neeskens all'ala destra dopo la finta di tiro da parte di Gelt, cross, Deina che ha sbagliato l'appoggio finale, e su disimpegno di Janssen parte il contrattacco appoggiato sulla destra per Gelt. Ora Neeskens, cross di Neeskens, troppo arretrato. Siva, polacca che non è trascurabile. Neeskens, colpo di testa di Kraich, un passaggio, la rimessa in gioco di Cruyff. Neeskens, tiro di Neeskens con Tomaszewski che libera la meglio, e altrettanto alla disperata Szymanowski in calcio d'angolo. La prodezza è andato incontro al limite dell'area degli olandesi, ma anche il portiere Schrivers ha i suoi meriti in questa gara, in quanto nei momenti cruciali ha impedito segnato. Il risultato favorevole dei polacchi poteva già essere concluso. Gadocha, un lungo dribbling messo a terra poi dall'intervento di Neeskens, è un calcio di punizione in favore dei polacchi. Il pallone finalmente da quel punto della mischia porta via il Neeskens, Gelt, Kroll. Cambia gioco Kroll per Janssen che intanto si è smarcato sulla sinistra, sulle... Kroll, Neeskens, Janssen. Bellissimo il dribbling, servizio per lo smarcatissimo Neeskens che apre ancora per Van de Kerkhove. Neeskens, Gelt,
va a terra, ma il gioco prosegue per il vantaggio. Infatti la palla è a Neskens, ma senza Cruyff ad appoggio. Neskens, poi di Gels. Neskens, e punteggio ai polacchi dopo la partita di Korzok. Ora